questi immobili che noi abbiamo acquistato sono in una fase di pignoramento, poiché la società costruttrice, evidentemente debitrice, ha subito un pignoramento dal suo ex avvocato per 100.000 euro, 110.000 euro, adesso le cifre esatte non me le ricordo, non le conosco con esattezza. Tutta questa storia da quando parte? Allora, tutta questa storia parte, nel mio caso personale, ma più o meno di tutti, nel 2002-2003. Che io ho prenotato casa sulla carta, la costruzione di queste case rientra in un piano di edilizia agevolata. Quindi questo cosa significa? Che innanzitutto il prezzo è definito da una convenzione che il costruttore ha sottoscritto con il comune. E io non ho nessuna difficoltà a dirlo, il prezzo di acquisto, di entrata della mia casa, questa IVA esclusa, era di 124.000 euro. Da pagare in tranche legate alla presentazione del SAL. Quindi lei tecnicamente faceva dei bonifici. Dei bonifici alla società costruttrice. Alla società costruttrice. Ed eravamo arrivati a una cifra, all'atto della consegna provvisoria dell'immobile, di 191.000 euro. Quindi io avevo dato, tra oneri e cose, più di 100.000 euro. E quindi avrei dovuto semplicemente accollarmi il mutuo che mi era stato assegnato, che già era lievitato. Bene, dal 2009 in poi quegli importi che avevamo pattuiti non andavano più bene e ci cominciavano a chiedere somme sempre più alte, prima 250.000 fino ad arrivare ai 270.000, maturati da cosa? Poi è subentrato il pignoramento, che ovviamente ci ha messo in una posizione delicata, che ha avuto il suo corso e oggi siamo, fino ad arrivare ad oggi, in cui siamo in una fase avanzata di sgombero. Io questi grandi sborsi di denaro che ho fatto l'ho potuto fare perché ho investito, abbiamo investito con la mia famiglia la liquidazione di mio padre, se no non c'erano questi soldi. Lo rifarebbe? Oggi? No, assolutissimamente no, assolutissimamente no. E mi dispiace perché in realtà questa è l'occasione per dare alle persone che non hanno disponibilità economiche di poter avere una casa. Io da qua me ne voglio andare perché lei, non so se ha visto, noi qui non abbiamo nulla, abbiamo una strada che un inizio, è il primo manto stradale che abbiamo, è stato fatto qualche anno fa, 2-3 anni fa, se ricordo bene, ma siamo fermati qua. Non abbiamo l'illuminazione precaria, funzionava fino a qualche tempo, funziona, non funziona, come capita. Non abbiamo negozi. Non abbiamo servizi pubblici, siamo stanchi, ecco. Abbiamo molta rabbia, siamo stanchi, ci siamo sentiti soli. Mi scusi, ma... No, non gli chiederebbe a suo padre, cioè si sente... No. Perché poi qua c'è anche un aspetto umano da valutare, no? Al di là delle questioni tecniche, lei ha chiesto un sacrificio ai suoi genitori. Adesso mi sento un po' più confortato perché grazie all'intervento del comune, attraverso l'azione che le stavo dicendo prima, forse riusciamo a scardinare questo muro di omertà che si è creato intorno a questa cosa. Se avesse di fronte qualcuno che conta, che cosa gli direbbe? È meglio che sto zitto.